La cucina quotidiana, buongiorno, ancora pomodoro e basilico. Siamo in piena estate, d'altronde pomodori maturissimi, dolcissimi, meglio del pomodoro e basilico non c'è niente. Ingredienti, pomodoro di varie varietà, di diverse varietà, basilico, dell'aglio, limone biologico, olio, sale e delle tagliatelle di farina integrale di farina di frattula. Un posto della mia regione, anzi della mia zona. Ho fatto pezzettoni il pomodoro e lo mettiamo a cuocere con la buccia dentro un pentolino. Ci dovrebbe bastare per quelle due tagliatelle. Ho messo il basilico, taglio l'aglio, due o tre pezzettini, un goccino di olio e metto a cuocere. Poi lo passo con il passaverdure. Il pomodoro comincia ad essere pronto. Lo passo al passaverdure. Padella sul fuoco. Un altro goccino, pochissimo di olio che l'avevamo già messo. E mettiamo giù il pomodoro. Seme passato, non fa niente, e aggiustiamo di sale. Un pochino di sale anche nell'acqua. L'acqua sta bollendo. Il tempo che va a bollore il pomodoro e metto giù le tagliatelle. Le tagliatelle sono venute su, finiamo dentro il tegame, ecco qua, prese tutte, benissimo, e finiamo di cuocere qua dentro. Troppo sugo, ma non fa niente. È così buono, è di una dolcezza incredibile questo pomodoro. Bello, maturo, raccolto stamattina. I sapori sono veramente, veramente buoni. La qualità del prodotto fa la differenza, non c'è niente da fare. Tagliatelle sono pronte e adesso una bella grattugiata di buccia di limone, limone biologico naturalmente. Ci aiuterà a compensare il dolce del pomodoro. Ed eccoci qua. Tagliatelle integrali di grano di frattola con pomodoro e basilico. E zeste di limone. Buon appetito!